Ecco il nuovo QGIS. Ci sono diverse novità. Vediamone alcune. QGIS. Bringtone. Ok. Allora, già qua subito vediamo un nuovo menu per la leggenda. Poco. Sembra poco importante. Poi c'è diciamo ok c'è qualcosa di nuovo nel progetto. Allora, incominciamo a caricare un layer qualsiasi. Sì, facciamo sfoglia, geometrie, carichiamo i poligoni della provincia, open, ok, mostra tutti i layer, raggiungi vista, prova vista, non so dove me li ha aggiunti. Ah, perché probabilmente aggiungi vista, vista 1, e invece posso creare una nuova vista, vista 2. Posso selezionare tra uno e l'altro. Proviamo a caricare un'altra geometria. Archivio tracce, dovrebbe esserci qualcosa. Root, track. Sì, sicuramente dobbiamo abilitare la abilita proiezione al volo. Ok. No, non mi ha caricato. Ah sì, eccola qua. Sì, io nella vista 1, vista 2. Sì, non è che ho capito bene come funziona. Allora, c'è qualcosa. Ah, esportazione in DXF. Questa è una prima novità che mi permette di esportare in DXF simbologia del vettore, elementi, attributi. Posso decidere, probabilmente ci sono più opzioni per esportare in DXF. Nel progetto, proprietà progetto, c'è il nome del progetto, project file name in properties, ok, prova progetto, questo dovrebbe essere una cosa nuova, colore di sfondo. Vediamo questa cosa qua, non cambiava subito e in effetti, ah no, adesso cambia subito il colore di sfondo, è molto importante perché prima c'era qualche difficoltà nel cambiare il colore di sfondo e poi sto notando che il selettore dei colori è molto migliorato e come dicono nei blog assomiglia proprio a GIMP. Rimuove l'ultimo punto per il misuramento con il misuro. Ah, ok, perfetto. Ecco, se io schiaccio backspace rimuove esattamente l'ultimo punto. Cambiate un po' anche la grafica.
Nelle proprietà del layer in campi, eccolo qua, c'è questo editor che mi permette, etichetta in cima, riferimento alla creazione, wow, quante, ah no, questi qua, mappa dei valori, cavoli, quante funzioni nuove, valori univoci, etichetta in cima, modificabile. Modifica testo, etichetta in cima, riferimenti alle relazioni, mostra espressione. Wow. Probabilmente fa anche l'anteprima delle foto a questo punto. Relazioni, genera automaticamente, crea maschera, fornisce, crea maschera di inserimento, nome, regione. Una scheda, ok, e se io ad esempio interrogo adesso, no, modalità tutti i layer, vista apri modulo automaticamente, eccolo qua. Sì, è come se fa. Allora, aspetta un secondo. Allora, nelle proprietà. Ok, qua ho impostato che c'è un. C'è un campo che mi fa le etichette. Red prova. E io probabilmente adesso faccio ok. Qua quando faccio info mi dovrebbe venire reg prova. Ok. Reg prova. Apply. Non viene, apri modulo automaticamente. No, non viene fuori modulo. Ma perché? Questo non sta salvando. Allora, io aggiungo l'etichetta, una scheda, un gruppo della scheda. Faccio ok. E questo. Ah, salvo. Apply. No, non mi sta salvando. Quello che viene visualizzato qua. Perché qua esce. Invece con questo non esce niente. Proviamo a toglierlo. Perché a questo punto infatti mi dovrebbe uscire tutto. Sì, è da studiare un attimo anche questo. Poi vediamo altre novità. Sì, perché c'è proprio l'editor widget, ok, l'abbiamo visto. Mi permette di creare una field virtuale.
Perciò modifica campo, aggiornare, crea un campo virtuale, prova, vabbè, 1, e lui mi crea questo campo virtuale che sicuramente non salva. Join, you can now just subset the field. Ok, c'è un aggiornamento sui join. Si possono associare delle icone alle azioni. Quindi faccio aggiungi azione default, generico, icona, eccola qua, che ovviamente va presa dal proprio sito, cioè dal proprio computer. Ok, e per adesso modulo vista geometria, modulo valore, ok, fatto, mostra, apri file, cerca web in base al vettore. Ah, ok. Sì, mi ha caricato queste azioni in modulo predefinito. Mi piacerebbe modificare questa finestra, però ci pensiamo successivamente. Tutti i livelli. Io posso fare una selezione. Adesso posso interrogare un più livelli contemporaneamente. Un po' di track e un po' di provincia. Attribute expression type and option. Quindi se io faccio apro la tabella, faccio un calcolatore. Qui nelle operazioni posso ce ne dovrebbero essere alcune nuove. Field, esempio cerchiamo dollaro, ok, future, attribute, current future, address future, current future, row number, sì, ce ne sono un po' di nuove e possiamo vedere. Restituisce la geometria corrente in corso di valutazione. Questa può essere utilizzata come attributo per valutare i valori degli attributi della geometria corrente. Quindi ci sono nuove espressioni. Nello stile sembra che ci sono molti improvement, molti miglioramenti, ok, categorizzato in base al campo. Facciamo codice provincia, adesso posso accenderli e spegnerli qua senza doverli eliminare. Ok, ci sono dei miglioramenti nel campo, nel composer, nuovo gestore di stampa. Ok, aggiungo una view, aggiungo un'immagine, ok, view, se inserisco una leggenda,
Bello questo, che mi fa vedere già in anteprima tutte le leggende colorate, leggenda VMS, ok, simbolo, niente di particolare, caratteri, aggiorno automaticamente, no, ok. Quindi aggiorna automaticamente e poi se si toglie possiamo modificare un valore alla volta. Perfetto. E adesso c'è sicuramente esclude item for from desktop. Render, posso visualizzazione normale, esclude oggetto dalle esportazioni, adesso me l'ha cancellata, visualizzazione normale, ok, questo c'era già nell'altro però è molto interessante. Simbolo, colonne. Ok. Exclude file from export. Esclude l'oggetto dall'esportazione. E si può fare in base a un campo. Control. Ah, se si inserisce un aggiungi cornice HTML, valuta espressioni, ok, urla, sorgente, sorgente, questo qua, cavoli, perché io posso dirgli, ok, in base al campo, questo forse è per l'Atlas, che in base al campo io posso fare apparire una immagine diversa, dipende dallo zoom che fa. Perfetto. Item tripanel. Item tripanel, allow for selection item. Long lock status. Composizione. No, eccoli qua. Posso accenderli e spegnerli direttamente da qua. Perfetto. Posso aggiungere degli oggetti, tipo questo line can be styled using the symbol style dialog. Ok, proprietà dell'oggetto, stile linea, bellissimo. Tipo di freccia, vabbè, SVG. Posso inserire un'immagine da da un sito. Sorgente immagine, andiamo vabbè, su un sito. Cerchiamo GIS. Ah, devo cercare un'immagine GIS. Posso inserire immagini da con un URL.
qua. E anche questo può essere definito in base a un campo di testo. Table improvement, vettore, posso scegliere se uno o l'altro. Wow. Attributi, posso scegliere quali mettere. Mi sta piacendo troppo. Numero, elimino righe cubicate, mostra solo le geometrie visibili. Wow. Mostra le righe vuote, perfetto. Colore, possiamo cambiare il colore delle tabelle. Poi sì, ci sono molti molti improvement per la tabella. Ok, c'è il grid snapping. Ok, multiple overview of map item. Some is all to show more than overview frame, map frame. For example, if you want to show where your map, mentre la tua mappa è locale, regionale o globale, usa le multiple view. Many map. Ok, quindi posso inserire più view. Questa mi permette di zoomare, questa diventa proprietà map 1, inserisco un'altra mappa che mi fa vedere un'altra zona. Però lui mi dice che gli overview le posso inserire qua. Panoramiche. Ah, ok. E perché non me le sta inserendo? Non mi sta inserendo le panoramiche. Wow, anche questo qua lo snapping. La griglia, intanto che lo vedo. Panoramiche 1. Però non mi dice che questa qua è una panoramica. Disegna la panoramica 2. Disegna la panoramica 1. Quindi c'è mappa, mappa 2, eccola qua. Perfetto. Io gli dico, questa qua è la panoramica 1. Cioè sulla mappa grande gli dico questa qua è la panoramica 1 e questa qua è la panoramica 2. Perfetto. Che
che sicuramente nell'Atlas diventa una figata. Io vedo anche che c'è nella mappa 1, potrebbe essere addirittura un open layer. Ah beh sì, se carico open layer di là, ovviamente visualizzo, aggiorno anteprima, disegna blocchi e layer sulla mappa in base alla vista. Quindi io posso caricare qua open layer. A parte che non c'è più. Open layer plugin, dove me l'ha messo? Non c'è più. Web. Qui non c'è. Dove è finito open layer? Open layer plugin, lo continuano a spostare, era in web e adesso è qui. Progetto, le proprietà del progetto, nome, ah ok, è già andato in 3857. Se torno nel composer, aggiorna anteprima, ok, si sì, è da capire bene come funziona OpenStreetMap. Scala 1000. Sì, bisogna capire bene come funziona. Ok, così, perché io dopo gli ho dato che questa si aggiorna con le panoramiche. Disegna panoramica, sfondo, però la panoramica, ok, centra sulla mappa, questo qua avevo sbagliato. Questo funziona, io posso zoomare adesso in questa mappa, perfetto. Ho capito che si può allineare, è una bellissima cosa. Come faccio a zoomare su questa mappa? Ok. È veramente, veramente bello e funziona veramente bene questo composer. Ritorno su questa mappa, gli do una stile cornice. Riempimento semplice, pieno. Mettiamolo verde scuro. Bordo nero. Perfetto. E probabilmente fa anche un effetto, quelli che si vedevano prima, brucia, non brucia, moltiplica, scurisci. Normale, però normale. Normale trasparente.
trasparenza. È bellissimo. Cornice. Aggiungi la cornice, perfetto. Ok. Questo non ha caricato OpenStreetMap perché ha bloccato i... qui c'è scritto blocca layer. Se io lo tolgo, mi aggiorno la mappa. Ok, posso aggiungere... No. E torniamo a qualcosa di interessante. Che sono l'online collection of model e script. Get script e model. Quindi processing. Plugin. Online collection of models and script can be downloaded from the online collection and installed directly from the processing interface. Ok, tipo script, example tool, add script, create new script. Qua dovrebbe cercarmene di nuovi. Ok, models, example. Ah, script, ok, activate. No, dobbiamo cercare questi script. E niente, c'è tutta una parte di processing e poi di programmazione, la parte sui colori che abbiamo visto bene. Niente, abbiamo visto molte novità. Adesso tanto si è bloccato un attimo, però sicuramente riparte, sono problemi del mio computer. Vai, 30 minuti. Panoramica, spero che vi è piaciuta. E niente, alla prossima e alle prossime novità di QGIS. Ciao!